Maradona, qui si parla di una sola cosa, di questo rigore dato al Napoli a 10 minuti dalla fine. Lei è procuratore rigore, ci vuole raccontare l'episodio, quello che è successo, quello che ha visto e se è giusto il calcio degli 11 metri. Quello che ho sentito, io ho saputo che era Bruno il che mi ha toccato, io ho sentito nel piede sinistro un colpo e è caduto per terra, la palla era mia in quel momento. Ha fischiato il rigore e io ho calciato. Secondo lei è giusto il rigore? Per me sì, perché stavamo in svantaggio e questo rigore serve per pareggiare. Tra Como e Napoli è finita come l'anno scorso, in parità 1-1 tra le contestazioni del pubblico di casa per un calcio di rigore fischiato dall'arbitro Paparesta a 8 minuti dalla fine. Vi proponiamo l'azione anche da un'altra angolazione. Bella la giocata del campione argentino, discutibile la decisione di concedere la massima punizione. Anche l'anno scorso l'arbitro Barese venne contestato sempre per un rigore concesso al Napoli su azione di Diego Maradona, che trasformò sempre alla sinistra del portiere. La partita, al di là di questo episodio, non ha offerto altre emozioni. I due ex allenatori di turno, Marchesi e Bianchi, si sono praticamente evitati senza mostrare antichi amori. È scaturito un incontro abbastanza noioso, acuito da una temperatura rigida e da un vento tagliente. La prudente e faragirosa manovra napoletana ha prodotto ben poco. All'inizio Bagni ha impegnato il portiere Comasco Paradisi, poi il vuoto assoluto con Scaramucci a centrocampo. La ripresa è stata vivacizzata dal gol ottenuto in apertura dal centravanti del Como Borgonovo, abile a sfruttare un errore difensivo di Pecci, la correzione del tiro era di Renica, un gol che portava un po' di responsabilità tra le file della squadra di Bianchi, apparsa un po' appesantita e con le idee poco chiare. Baiano, subentrato a Caffarelli, non sfruttava un paio di favorevoli occasioni e così si arrivava alla prima contestazione dell'incontro per un atterramento in area di Dirceo non rilevato dall'arbitro che 5 minuti più tardi faceva proseguire il gioco in area comasca malgrado un fallo subito da Bagni che reclamava la punizione. Era praticamente il prologo all'azione che ha permesso a Maradona di conquistare il rigore, unica azione di rilievo del fuoriclasse argentino apparso un po' appesantito dal viaggio e dalle feste. Il Napoli esce così imbattuto a spese di un Como che si conferma squadra agile per tutte le stagioni. Circondato da alcuni tifosi un po' facinorosi, parliamo di questo episodio del rigore del Pestilli. Lei era molto vicino al fatto. Sì, c'è stato un primo contrasto tra me e Maradona. Maradona è riuscito a saltarmi, è entrato in aria. Poi ha avuto un contrasto, mi sembra, con Albiere e Bruno. Poi si è allungata la palla e è caduta in terra, così forse si è un po' accentuato questo episodio. Ecco, lei ha parlato con Maradona. Sì, in campo, da gran campione che è Maradona, mi ha detto che lui non poteva fare altrimenti. Penso che queste parole di un grande campione dicano tutto sull'accaduto, sull'episodio. Al di là della partita, cosa hai visto, cosa puoi dirci? Secondo me è stata troppo una partita troppo nervosa, perché finché era solo 0-0 nessuno recriminava, poi sono andati in vantaggio sulla nostra di attenzione, il rigore forse quello di Diego non c'era, forse io ero lontano dall'azione, però il mio era nettamente a rigore, sul fallo di Fusi l'ha messo anche lui, perciò... Compensazione? No, compensazione, l'arbitro ha visto il rigore di Diego, il mio non l'ha visto assolutamente, però penso che se c'è una squadra che deve recriminare siamo noi alla fine.